spieghi cosa stai facendo? Guardo. Il muro, guardi. Liesel, scendi da lì. Ho detto giochiamo sul letto, non saltiamo sui cuscini della mamma, Lisi. Beh, che dire, oggi è una giornata iniziata in modo frizzante, sento proprio le bollicine. Comunque ci siamo alzate non da molto, infatti questa sarà una morning routine, ma super speciale, voi l'avrete già visto dal titolo. Io devo spiegare un po' a Lisi di cosa si tratta, perché Lisi non era con noi lo scorso Halloween, quindi non sa neanche che cosa sia, però secondo me le piacerà tantissimo come festa. Ehi Miss, stai cercando di andare a Narnia? Dai, guarda la mamma, vieni qua che facciamo un video. Un video? Oggi è una giornata speciale, eh? Ma speciale? Speciale, Liesel! Vabbè, coi suoi tempi, insomma. Comunque, stanotte è stata piuttosto tranquilla, molto meglio delle scorse. La sorellina Sophie ha dormito tranquillamente, adesso sta ancora dormendo, poi ve la faccio vedere quando si sveglia. Quindi da qua che ti fai male, Lisi? Non mi faccio male. Non ti fai male? No. Tra l'altro le ho fatto indossare questa tuta pigiamino perché ieri sera faceva davvero freschino, non abbiamo fatto ancora il cambio armadio, quindi questo era uno dei pochi capi pesanti che avevamo. L'estate ormai è un ricordo lontano, vero Lisi? Io mi sono messa il pile stamattina, quindi sì, più che altro che oggi piove, c'è vento, fa davvero freschino, ho aperto le persiane prima e mamma mia, brr, Lisi. Hai visto che oggi facciamo un video? Un video di Lisi. Di Lisi e della tua sorellina Sophie. Quiz del giorno. A cosa pensi se ti dico ottobre? A niente, mamma. A niente, giustamente. Io invece penso ad Halloween. Halloween è la festa dei teschi, delle streghe, dei mostri. Bellissimo, ci sono tutti gli scheletri, tutte le cose paurose, Lisi. Lo so che manca ancora un po', però dobbiamo prepararci per Halloween, quindi assicurarci di avere tutto. Lisi deve capire un po' di cosa si tratta, quindi ci vuole tempo. Dunque oggi morning routine a tema Halloween. Tra l'altro io amo questo periodo perché si trovano delle cose troppo troppo belle in giro e solitamente io faccio scorta di cose che poi utilizzo tutto l'anno, perché le cose che si trovano ad Halloween sono perfettamente nel mio stile, ma nel mio stile quotidiano in realtà. Allora, potremmo alzarci subito e potrei svelarle tutto più tardi, però visto che è una giornata speciale io mi chiedo perché aspettare. Ieri è arrivato un pacco a sorpresa da parte di Shein, questo video è in collaborazione con loro e nella descrizione di questo video come al solito troverete il codice sconto e anche il codice e il link dei vari articoli che vedrete in questo video. Non si tratta di una collaborazione normale perché questo pacco è a sorpresa, come vi dicevo, quindi si tratta praticamente di una mystery box. Non so cosa ci abbiano inviato, io semplicemente ho aperto il pacco, ho messo tutto qui dentro, così guarderò insieme a Lisi e ci prepareremo per Halloween. Ma cos'è? Una sorpresa! Tra l'altro, a proposito di sorprese, dopo faremo una colazione a tema Halloween e non vedo l'ora. Cosa vedi, Lisi? Non caderci dentro, eh? Vedo una cosa! Tante cose! Aspetta Lisi, fai vedere anche me. Poi è bellissimo perché essendo una mystery scopriamo insieme cosa c'è dentro. Comunque, iniziamo col botto perché ho già visto una cosa. Ci sono le parrucche, non la parrucca, le parrucche, e ne vogliamo parlare? Cioè, immaginatevi che travestimento potremmo realizzare io e Lisi per Halloween. Allora, apriamo questa prima parrucca. Ok, questa è azzurra, i capelli non sono troppo lunghi, potrei provarla anche a Lisi. Lisi, vuoi provarla, amore? Allora, vediamo un po'. Lisi, amore, che capelli colorati come la mamma! Ovviamente va sistemata meglio, poi magari le proviamo un po' meglio, mentre ci prepariamo proprio per Halloween, ci travestiamo tutto, però bellissima. Secondo voi come sto con i capelli così? Ma ce ne sono altre, di parrucche, proprio per tutti i gusti. Oh Lisi, guarda amore! Anche in base a quello che troviamo qui, capiremo un po' come travestirci. Voi scriveteci nei commenti tutti i vostri suggerimenti. Allora, questa ha capelli decisamente più lunghi, colore bellissimo. Ce n'è un'altra, però qui ho intravisto degli accessori per la parrucca, quindi questa mi sa che è proprio particolare perché era qualche personaggio. Adesso vediamo. Allora, eccola qua la parrucca, è di questo arancione chiaro. Eccola qui, questa è davvero lunghissima, cioè non riesco neanche a farvi vedere la lunghezza, tanto sono lunghi questi capelli, per creare qualche personaggio, vero? Questa ha effettivamente un accessorio e sono delle piccole corna, quindi credo che sia per creare il costume da diavoletto. Aspetta, mettiamo anche l'altro.
Ecco qua, il mio diavoletto. Tra l'altro, dopo devo farvi vedere una cosa per Halloween per Lizzie, non siete pronti? Poi, cosa abbiamo? C'è un'altra cosa per i capelli. Io amo questi accessori per capelli, parrucche, extension colorati, mi piacciono un sacco. Questo è un pacchetto di extension, di un arancione super, super carico, super forte, molto, molto Halloween. Vi faccio vedere giusto una striscia molto, molto lunga, poi ovviamente si possono tagliare in base alle preferenze. Questa, con i miei capelli neri, starebbe super bene. E poi a me piace un sacco anche il contrasto arancione e blu, quindi potrei metterle. Ci sono quelle cose lì. Cosa sono, Lizzie? Non lo so. Lizzie, per favore, aspetta un attimo, lei vuole aprire tutto subito. Allora, qui c'è questo, che praticamente è uno strumento per arricciare i capelli, ma in giro, cioè ovunque voi siate. Infatti si può caricare con la USB e poi si può utilizzare ovunque, quindi anche in vacanza, ma anche in macchina, ma dappertutto. Eccolo, dobbiamo troppo provarlo, sono super curiosa, anche perché è davvero la svolta il fatto di poterlo utilizzare ovunque, è troppo comodo. Io voglio mettere questi. Cosa sono, Lizzie? Allora, lei adora questi sticker per il corpo, per il viso, con tutte le pietre colorate. Ne hanno mandati tantissimi, Lizzie. Tantissimi, li metto tutti. Perfetto, guarda questi, amore, questi ti piacciono un sacco. Tantissimo, cos'è? E cosa sono i tattoo? I tatuaggi temporanei. C'è questa confezione con questi tattoo molto Halloween, con la spugnetta. E poi ci sono questi paurosissimi con il ragno, soprattutto per me che sono aracnofobica. Pesco, pesco, pesco. Cosa pesco? Ah, questo è il rossetto matte, liquid matte. Vediamo che bello il colore. Bellissimo, perfetto per Halloween. Io voglio mettere queste. Cosa hai trovato, Lizzie? Cosa sono? Piccola donnina. Le unghie finte. Le unghie finte? Non sarai un po' piccola per le unghie finte? No, sono grandi, le mettiamo tutte. Tutte, perché hai 200 dita, vero Lizzie? Uh-huh. Cosa mi tocca sentire? Comunque ci hanno mandato un sacco di unghie finte. Allora ci sono queste. Poi ci sono queste che credo siano le mie preferite. Ah, però aspettate, anche queste sono bellissime. Anche queste qua. Vediamo, vediamo, carine. Anche queste che fanno paura. È tutto molto spaventoso. Del tipo che se non la fermassi io si guarderebbe gli horror probabilmente. Qui abbiamo anche degli smalti. Questi sono dei colori gel che si polimerizzano con la luce UV. E sempre a proposito di unghie, c'è anche questa che è la fresa. Ecco qua, guardate, con tutti i suoi accessori. Lizzie, cosa hai trovato, amore? Queste per Lizzie, per la scuola. Per la scuola? Uh-huh. Lizzie, le ciglia finte per la scuola? Ma no, le mettiamo ad Halloween. No, per la scuola. Ma che per la scuola? Ma poi sei piccola per le ciglia finte. Solo ad Halloween possiamo metterle. Le mettiamo ad Halloween. Ad Halloween, sì, ma non a scuola. Anche a scuola. Allora, queste sono perfette per i travestimenti. Cioè, guardate, sono bellissime. Con questo fucsia super particolare. Invece questo è un kit serio. Per la scuola. Non per la scuola, Lizzie. Cioè, guardate questo cofanetto. È pienissimo di ciglia finte. Qui ci sono anche quelle colorate. E queste sono blu. Comunque, guardate quante sono. Le metto io. Sì, le metti tu. Nella scuola. Ancora, Liesel. Mi raccomando, se volete fare un ordine per Halloween o per altri travestimenti, tutti i link e gli sconti sono in descrizione. Allora, vedendo tutte queste cose mi sono venuti in mente un paio di travestimenti. Però direi che prima facciamo colazione. Ho sentito la piccolina, forse? Mi sembrava di aver sentito qualcuno. Infatti la piccolina è sveglia. Guardate che carina, le ho messo un pigiamino con la cuffietta abbinata. Ed è troppo tenera. Ma buongiorno, dormito bene? Questa bella copertina calda, eh? Adesso prepariamo il biberon. Hai fame, Sofì? Eh? Sì, hai fame. Hai proprio la faccia da qualcuno che ha fame. Vuoi portare anche il dudù? Non lascia il dudù? Ehi, lascia il dudù? Ok. Ok, la ricerca di un biberon per la piccola. Credo che userò questo. Allora, preparo l'acqua. Ecco qua. Adesso latte in polvere per la piccolina. Come vedete non ho messo tantissima acqua all'interno perché Sofì è proprio baby. Sono circa 120 ml così. Ok, Sofì è qui sulla sdraiettina del seggiolone e direi che è un posto perfetto per bere il latte. Allora, adesso le metto il bavaglino. Dai, Sofì, così vuoi bere il tuo latte. Intanto le ho lasciato la cuffietta. Va benissimo così, vero? Ma sì. Mamma! Lizzie, hai fame, amore? Uh-huh. Giustamente, oserei dire. Vieni di qua che adesso facciamo colazione, colazione speciale.
colazione di Halloween, eh? Per i più grandi, per Sofino. Uno, due, tre e hop! Vai Lisi, siediti bene. Mi siedo bene. Aspetta, poggia le manine qua. Ok. Ecco. Sei comoda così? Va bene? Ancora un pochino più avanti. Così. Così? Quando ci travestiamo? Ci travestiamo tra poco, ma adesso c'è una super colazione a tema Halloween, amore. Sei curiosa? Qua non c'è niente. Adesso la mamma ti porta tutto. Spero che la piccola qui gradisca, anche perché non ha assaggiato niente di quello che le farò mangiare oggi. Elisi, tutto nuovo per te, amore. Halloween, la pappa. Comunque vi dirò, normalmente questa mancanza di luce di giorno mi mette parecchio di cattivo umore, ma oggi stiamo filmando un video a tema Halloween, quindi ci può anche stare. Tenebre. Prendo delle posate per Elisi. Neanche un piattino oggi questo, ma a forma di orsetto. Non è molto a tema Halloween, ma va bene, faremo finta che sia un orso molto spaventoso. Allora, qui abbiamo il bicchiere con la cannuccia dritta. Lisi è piuttosto grandicella, quindi sa già bere. Sì, come i grandi. Come i grandi, perfetto. E qua mettiamo il tuo piattino. Lei sta già aspettando. Lisi, amore, hai fame? Oh, un sacco di fame. Un sacco di fame addirittura. E ci abbiamo messo un po' a vedere che cosa c'era in quella scatola misteriosa, vero? Oh, fame. Ok, allora adesso vi svelo tutto, facciamo una super colazione. Ma è vuoto. Ma no Lisi, adesso ti metto la pappa, amore. Quando ho visto queste cose non ci potevo credere nemmeno io, perché ho trovato dei waffle e questi sono abbastanza facili da reperire, ma questi sono super rari e adesso vedrete di cosa si tratta. Sono troppo contenta di averli trovati. Che cos'è? È la tua colazione, amore. La tua colazione a tema Halloween. Allora aspetta, prendiamo un waffle, eccolo qui. Non l'hai mai mangiato questo, Lisi, amore? Mettiamo un po' di condimento, Lisi? Allora, mettiamo un pochino di sciroppo d'acero, poco poco. Poco poco poco, ok. Wow! E adesso è arrivato il loro momento, guardate queste decorazioni di Halloween. Le decorazioni! Guarda Lisi, guarda che belle! Guardate, sono troppo carine. Curiosa di provarle? La nostra super colazione di Halloween. Aspetta Lisi, ti aiuto amore. Aspetta, Wow! Ecco qua. Ecco qua un pezzettino. Aspettate che bisogna prendere per bene lo sciroppo d'acero. Pronta Lisi? Com'è? È troppo buonissimo, mamma. Buono, eh? Eccoci qua. Te la taglio un pochino così poi mangi da sola, Lisi? Con il teschio. Sì, questo pezzettino al teschio, aspetta. Oh, l'abbiamo perso. Prendi il teschio. Prendo il teschio, Lisi, se riesco, amore. Lo prendi tu dopo, ok? Ok, Lisi sta decisamente apprezzando, sta mangiando da sola. Ho provato anche un pezzettino di waffle, buonissimo, soprattutto condito con lo sciroppo d'acero e quegli zuccherini di Halloween. Adesso sono qui con la piccola Sophie, ne faccio un po' di coccole e poi appena Lisi ha finito di fare colazione ci prepariamo, vediamo un po' da cosa potremmo travestirci. È vero Sophie, e tu invece? Mi sa che farai la nanna. Tra l'altro questo pigiamino al momento è abbastanza pulito, quindi credo che glielo cambierò più tardi. Vero? Se rimani pulita lo cambiamo più tardi, sì. Ci occupiamo dei nostri travestimenti prima. Piccola Sophie, vuoi salutare? Eccola. Lisi sta bevendo la sua acqua, ha finito di fare colazione. Basta amore, sei piena? Bevi. Ha finito praticamente tutto. Mi stupisce perché il waffle era piuttosto grande per lei. Meno male che ne hai avanzato un pochino, Lisi. Così la mamma si sacrifica e tu eviti di fare il pieno di zuccheri, visto che qui ci sono zuccheri per 30 anni più o meno. Cosa fai, Lisi? Mi lavo i denti. Brava, lavati i denti. Lo ricordiamo a tutti, lavarsi i denti non significa mangiare quintali di dentifricio. Non ridere, Lisi. Io qualche volta lo mangiavo. No, tu lo mangi sempre, Lisi. Lascia lo spazzolino. Guarda il video. Sì, guarda il video, ok. Ah, apri la bocca. Apri bene. Lisi, non riesco neanche a vedere i denti sotto. Apri bene. Dove sono questi denti? Dai, forza. No, non ballare, Lisi. Stiamo lavando i denti. Lisel, cos'è che fai con quello? Mi asciugo. Ti asciughi le mani? Brava. Così diventi maggiorenne, siamo ancora qua, Lisi. Dai, forza. Ecco, a posto. Ci vestiamo. Sì, ci vestiamo. A proposito di vestirsi,
Io non vedo l'ora di vedere Lizzie, perché le ho preso una cosa, ma lei non lo sa ancora, quindi farà tutto parte delle sorprese di oggi. Comunque adesso andiamo a vedere tra le cose che ci sono arrivate stamattina quali utilizzeremo direttamente per il nostro costume. Io vorrei mettere una parrucca, è l'unica parrucca che potrebbe essere bene anche Lizzie, quindi ora vediamo. Allora, vediamo un po' tra tutte queste belle cose quali utilizzeremo. Lizzie, tu ti vuoi mettere una parrucca? E quale vuoi mettere? Quella blu come mamma. Ah, quella blu come mamma, ok. L'avevo immaginato. Comunque questa secondo me le starà bene, perché come vi dicevo all'inizio è abbastanza corta. Io sto pensando di optare per questa oppure per queste. Poi io potrei applicare queste. No, io. Le metti tu, Lizzie? Sì. Ok, queste potrei applicarle io. E anche il rossetto, non diciamoglielo. E poi delle unghie finte, magari queste, cosa ne dite? E adesso vi faccio vedere i costumi, perché non siamo qua a pettinare le bambole. Allora, questa è la mia gonna di Halloween, guardate che bella, è di tulle, nera e blu. Poi sopra metterò una felpa che ha le maniche a sbuffo, quindi è abbastanza particolare, secondo me starà molto bene. E poi ci saranno le extension arancioni a contrasto, insomma secondo me farà un effetto piuttosto particolare, ma tra poco lo vedremo. E adesso vi faccio vedere invece cosa indosserà Lizzie. Lei non lo sa ancora, ma io le ho preso una cosa. Questo è un set composto da due pezzi. Questa è la gonna, guardate che bella, nera, tulle, con tutti questi mini glitter colorati. Ma il pezzo forte sono queste, sono delle ali da pipistrello che si possono indossare, vedete? Qui ci sono proprio gli elastici che si legano alle spalle, sono bellissime. Anche il suo outfit ovviamente verrà completato da altri capi che adesso vado a cercare, perché non so bene cosa farle indossare con questo, e poi ci rivediamo e vediamo la sua reazione. Qualcuno è appena corso in camera e ha scoperto che cosa indosserà per Halloween. Lizzie, ti piace il tuo outfit, amore? Mi piace un sacco. Ti piace un sacco? Adesso lo facciamo vedere. Calza maglia nera, anfibi, gonna che vi ho fatto vedere prima, questa magliettina che è perfetta, e poi ovviamente ali da pipistrello. Ci vestiamo, Lizzie? Così vediamo come stiamo con i nostri outfit di Halloween. Vediamo, dai, togliamo il pigiama, che ora? Voglio mettere questi. Adesso li mettiamo, Lizzie, e poi vediamo anche come stai con la parrucca, eh? Che dici? Dai. Dai, togliamo il pigiamino, Lizzie. Collabori? No. Anche l'altro braccio, Lizzie, tutti e due. Voglio mettere quelli. Sì, Lizzie, ma per mettere quelli dobbiamo togliere... Vabbè, ok, dai. Facciamo presto. Sì, facciamo presto, Lizzie, facciamo prestissimo, guarda. Alza bene il piedino, Lizzie. Ok. Ciao. Saluti chi ti guarda. Che carina, Lizzie. Un influencer nata, di là devi guardare, guarda, lì, vedi? Ci sono io. Ma sì, ci sei tu. Ma sono un pettinato. Lizzie, allora girati, che per questa giornata tenebrosa ci cambiamo di qua. Forza, vediamo un po' come ti va questa magliettina. Ah, perfetta, sì, taglia perfettissima. La mamma ci ha azzeccato, eh. Poi perfetta per Halloween, non trovate? Con il gatto, i glitter, proprio bella, eh? Eccola! Finito! Ma che finito, Lizzie? Dobbiamo mettere tutto il resto, dai! Mettiamo le ali da pipistrello, girati un po', che così le vedono anche loro. Eccole qua! Le adoro, sono stupende. Ah, aspetta che apriamo il velcro, sennò è difficile. Difficile! Ok, queste hanno dietro delle ali, tutto con le ali oggi, Lizzie. Comunque praticamente non si vedono se non si volta, quindi... Vanno bene, sono abbastanza particolari e sono molto spesse. Spingi bene il piedino, Lizzie, perché qua sennò non ce la facciamo, eh. Ok, e gli anfibi? Tutto così nero, mi piace alla mamma. Spingi bene, Lizzie, spingi. Gli anfibi. Uno messo, anche l'altro, dai, forza. Brava. Ok, Lizzie l'è vestita, sta benissimo. Oh, brava, fatti vedere bene. Con i suoi anfibi, sta gonna stupenda, magliettina e ali. Adesso la signorina qui vorrebbe mettere la parrucca. Sì, quella azzurra. Quella azzurra vuoi mettere, eh? Ok, allora adesso si veste la mamma e poi iniziamo con gli accessori. Non vedo l'ora di vederla con la parrucca. Ok, questo è il mio outfit. Felpa con le maniche a sbuffo e appunto la gonna che avete visto prima. E devo dire che adesso, dopo averlo indossato, non metterei effettivamente la parrucca, perché questa gonna sta troppo bene con i miei capelli, perché sono letteralmente lo stesso colore. Però le extension arancioni potrebbero essere perfette, quindi... Iniziamo il makeover. Per ora siamo così ed è solo l'inizio. Ok, iniziamo dalle cose semplici.
rossettino, se passa Lisi, questo vuole metterlo anche lei. Il colore mi piace tantissimo. Ok, avrei potuto metterlo meglio, però ci siamo. Adesso passiamo alle extension e poi alle ciglia. Siamo prima alle ciglia, queste qui, che tra l'altro matchano il colore del rossetto, quindi perfetto. Ok, allora, eccole qua. Allora, questo è l'effetto che fanno, sono fighissime. Probabilmente non le ho messe troppo bene perché è letteralmente la prima volta che metto delle ciglia finte, però ho un po' di tempo prima di Halloween per fare pratica. E adesso noi... Queste sono facili da mettere perché hanno la clip così. Allora, vediamo. Ne metto una sotto il blu. Ok. Queste dovrei tagliarle, però... Non so, mi piacciono anche lunghe. E quest'altra la metto da questa parte proprio in fondo. Ok, queste sono super super facili e veloci da mettere. Fighissime. Ok, adesso direi che vediamo Lisi cosa vuole mettere. Voglio mettere la parrucca. Sì, allora Lisi vuole mettere la parrucca. Essendo una parrucca da donna, le sarà un pochino grande, immagino. Però a prescindere dobbiamo raccogliere i capelli. E poi ci sarà la frangetta. Lisi, adesso vediamo cosa fare. Mi metti la parrucca? Sì, adesso ti metto la parrucca. Intanto guardate che carina con questa pettinatura totalmente a caso. Ma stai benissimo, amore. Dovremmo farla più spesso. Allora, togliamo la frangia facendo così con le mollettine. Ok, Lisi, un'altra persona sei. Pronta per la tua parrucca? Vediamo un po'. Allora, aspettate che devo capire come metterla. Ok, ci siamo. Nascondiamo i godini. Tesoro, ma che stile, ma stai benissimo con i capelli azzurri. E visto che a Lisi piacciono tanto, adesso metteremo questi, che sarebbero per il viso, sulle sue ali. Sì. Sì, sei contenta? Uh-huh. Mamma mia, Lisi, che stile. Così riprendiamo un po' anche i brillantini della gonna. Stanno proprio bene. Adesso provo queste. Queste sono state velocissime da applicare, mi piacciono un sacco, potrei fare anche l'ASMR ora. E per completare il mio outfit, cappello cilindro, perché ci sto. Ecco qua. Eccola qui la piccola ma grandissima Lisel con i suoi capelli blu che le piacciono tantissimo. Fateci sapere cosa ne pensate di questi travestimenti da Halloween. Noi abbiamo tanto tempo per prepararci prima di andare a fare dolcetto scherzetto, però almeno le cose le abbiamo provate. Fateci sapere che cosa avreste abbinato voi, cosa avreste indossato o magari cosa avreste utilizzato di diverso rispetto a quello che abbiamo scelto noi tra le cose che ci sono arrivate. Lisi intanto non ci vede più, tesoro. Fateci sapere da che cosa vi travestirete voi, che noi leggiamo tutti i commenti, cioè li leggo io, li leggo anche a Lisi ovviamente. Così vediamo insieme. Noi siamo tenebrosamente pronte per la nostra giornata. Beh, una morning routine diversa dal solito, direi. Cosa ne pensate?